Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi vi do il benvenuto in questa piccola video anteprima di LEGO Super DC Villains. Benvenuti ragazzi su questo nuovissimo titolo che vi porterò presto sul canale. Naturalmente ringrazio Warner Bros. Games e Warner Bros. Games Italia per avermi dato la possibilità di potervi portare questa piccola anteprima sul canale. Oggi vi mostrerò il primo livello di gioco con anche la creazione del personaggio, perché a differenza degli altri titoli LEGO, qui potremo creare anche un nostro personaggio. Tra pochissimo vedrete come. È un titolo che stavo aspettando da tempo, l'avevo già puntato quest'estate e tra pochissimo lo troverete sugli scaffali dei vari negozi. Infatti sarà disponibile ufficialmente negli Stati Uniti a partire dal 16 di ottobre, mentre in Italia a partire dal 19 di ottobre. Questo titolo è stato prodotto per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, quindi lo potrete acquistare per una di queste piattaforme. La versione che andremo a vedere oggi è la versione PS4. Ma adesso ragazzi direi di non perdere altro tempo ed iniziare subito una nuova partita. Ok ragazzi, eccoci qua. Vi ho inserito anche i sottotitoli. Risultano risate e gas verde. Questo mi ricorda qualcuno. Sto andando sull'isola di Stryker col sospettato speciale. Chiami il detective Bullock, si occuperà lui del tutto. Sì, d'accordo, capo. Si coda Metropolis. Ok. Qui a Metropolis c'è sempre il sole. Dovrebbe essere la città di Superman, se non sbaglio, Metropolis. Anche il luogo più bello ha i suoi problemi. Ok, pensavo ci stessimo dirigendo all'Arkham Asylum. Commissario Gordon. Salve agente, mi stanno aspettando. È tutto pronto? Certo, voglio dire. Sì, signore. Stava mangiando una ciambella. Grazie, agente. Buona giornata. A lei, signore. Sono bellissimi i titoli LEGO quando inseriscono queste battutine, queste scenette. Ok, chi sta arrivando? In genere preferiremmo non chiedere aiuto a uno con la sua reputazione. Però lei ha più esperienza di chiunque in queste faccende. Ho una mezza idea di chi potrebbe essere. Ok, siamo arrivati praticamente alla creazione del personaggio. Allora, potete crearlo come volete. Odio ammetterlo, ma questo è un po' fuori dalla mia portata. Ok, potete selezionare un personaggio già predefinito, oppure potete crearne uno casuale, vedete? Vi basta cliccare qua e automaticamente ve ne creerà uno lui. Tra i personaggi predefiniti, invece, ce ne sono già alcuni che potete selezionare. Questo qua è bellissimo. Questo qua è bellissimo. Direi però di crearne uno da zero. Allora, potete scegliere l'aspetto, la personalità, le armi, le abilità, le informazioni di base oppure casuale. Vedete, così ne ha generato uno casuale. Allora, faccio che andare a crearlo insieme a voi. Allora, aspetto. Ah, nella sezione aspetto possiamo modificargli la testa, il collo, i capelli, gli accessori, le braccia, gli elmetti, il corpo, le mani, la vita, le gambe, effetti vari possiamo aggiungergli e i mantelli. Naturalmente ragazzi possiamo modificargli anche il colore della faccia. Io preferisco un personaggio di colore bianco magari. Ok, poi possiamo scegliere anche gli accessori che potrà indossare. Tipo gli occhiali, una mascherina. Dai, questa mascherina qua ci sta. Col quadrato gli modifichiamo il colore, gliela mettiamo nera o rossa, perché rossa non l'ho mai vista. Se no anche blu. Come vedete le possibilità sono, non dico illimitate, ma quasi. Ah, possiamo anche colorargli le rughe, rendetevi conto. Ah, la barba. Questo qua è per la barba. Allora, poi
il collo. Possiamo inserirgli magari qualche elemento. No, mettiamogli la sciarpa. Sciarpa di colore rosso. Questi capelli sono bellissimi. Dobbiamo togliergli la gonna però. Scusatemi, la gonna gliela vorrei togliere, perché con la gonna è un po' inguardabile. Allora, sì, infatti non possiamo mettergli un copricapo. Allora, no. Ok, allora sono tornato qua. Dobbiamo modificargli le braccia. Potete modificare entrambe le braccia, oppure soltanto una delle due. Allora, gli ho fatto le braccia bianche. Le mani, come vi dicevo prima, potete modificarle entrambe oppure anche una sola. Praticamente come le braccia. Il corpo. Allora, corpo predefinito o corpo? Pezzi di corpo. Questa mi piace. Pantaloni. Ah no, prima il bacino, è vero. La vita. Ok. Però quella non mi piace. Facciamo così. Pantaloni. Anche qua potete modificare o solo una gamba oppure tutte e due. Gli facciamo le gambe blu o rosse. Vediamo il rosso come gli sta. No, il rosso mi piace di più. Ah, anche le mani. Guardate, gliene faccio una rossa e una blu. Così ci sta. Così ci sta. Poi mantello. Se gli metto un mantello però probabilmente gli tirerà via la sciarpa, Beh, rosso e blu a questo punto. Rosso fuori e blu dentro. Sì, ci sta. Ci sta, mi piace molto. Il personaggio l'abbiamo creato. Passiamo alla personalità. Sono i vari cuoricini. Cuoricini azzurri. Turchesi, anzi. Voce. Gli mettiamo la voce numero 4. Poi velocità. Normale o super veloce? No, facciamo velocità normale, va. No, no, meglio normale, dai. Mirino. Mi piace questo qua. E questa è l'animazione. Vuoi davvero procedere? Il tuo personaggio ha in mano un oggetto, quindi potresti non vedere le animazioni. Questa mi piace. Allora, passiamo poi alle abilità. Tecnologia, rampino, acrobata. Tipo di corda, una catena. Usiamo quella di colore blu. Poi tecnologia. Non ci sono slot abilità liberi. Ok, quindi il nostro personaggio non è un personaggio tecnologico. Armi. Oh, finalmente posso scegliere un'arma. Ci sono varie opzioni. Martelli, accette. Pistole. Sulla mano destra. No, ma la pistola è troppo banale. Armi varie, fatemi vedere cosa c'è. Ma no. C'è anche il battipanni, la racchetta, la banana. Ma non ci credo. Fantastico. Usiamo lo scudo. Un bello scudo tipo Capitan America, dai. Di colore. No, bianco no, rosso, dai. Poi informazioni di base. Nome del personaggio. Lo chiamiamo. Adesso non è facile. Ok ragazzi, nome facile facile, Red Star. Perché vedete che ha una stella rossa sul petto. Ok, e dovremmo esserci. Allora, possiamo continuare la storia. Va benissimo. Dai che abbiamo creato un bel personaggio. Allora, è bellino, dai, ci sta. L'arresto è avvenuto durante un furto in un laboratorio. Il laboratorio di cui parlo apparteneva a un suo vecchio collega, il professor Ivo.
Il professor Ivo. Guardalo, l'ex Luthor. Non capisco cosa c'entri io con quel furto. Eravate entrambi coinvolti nel progetto Ameso, o sbaglio? L'androide che era in grado di rubare i poteri dei supereroi, certo. Se il sospettato avesse acquisito capacità simili, potrebbe costituire una gravissima minaccia. Può darsi che se lei decidesse di collaborare con noi, potremmo considerare l'idea di ridurre la sua condanna. Molto bene. Uno scambio equo. Non nutro il benché minimo interesse. Eccolo. Anzi, eccoci. È davvero un bel completino. Non è. Grazie. Che parla molto. Commissario, qualcuno mi ha rubato le ciambelle. L'uniforme. Forse l'uniforme è più importante delle ciambelle. Cosa? Le ciambelle. Oh, mappa. Che agilità. Ben arrivata, Mercy. Meglio tardi che mai. Ah, gli ha portato l'armatura. Andiamo via da qui. Oh. Ora dobbiamo fuggire, ok? Coraggio. Vai, Red Star. Sei con Lex Luthor, il più grande genio criminale di sempre. Ne sei proprio sicuro? Beh, se non altro, la recluta sarà un ottimo diversivo. Ah, grazie. Dai, ci siamo. Vediamo cosa sta succedendo. Stanno cercando probabilmente di impedirci di scappare. Eccoli che arrivano. Di qua, tesoro. Usiamo subito il nostro personaggio. Posto deprimente. Ammesso che riusciamo a superare quei laser. Li picchiamo. Tranquilla, Mercy. A suon di scudate. Vediamo di trovare un modo per raggiungerli. Ok, computer distrutto. Qui ci spiegano naturalmente come ricostruire ciò che distruggiamo. Piccolo tutorial, insomma. Arrivano altre guardie. E hanno attivato altri sistemi di sicurezza. Non tollero le interruzioni. Ricordiamogli con chi hanno a che fare. Dai. Facciamogli vedere noi. Ah, ok. Piccolo tutorial. Ah, per switchare personaggio. Ok, no, ma lo sappiamo già. Sono cose che sappiamo già. Oramai sono esperto nei giochi Lego. Allora, facciamo saltare questi qua. Bravissimo Red Star. Potevo fare come Stan Lee e dargli un nome e cognome che iniziavano con la stessa lettera. Me ne occuperò senza alcun problema. Allora, facciamo saltare entrambe le torrette e ricostruiamo il tutto. Cosa caspita sta costruendo l'ex Luthor? Ah, una ventola per andare su. Non sarà un problema per qualcuno geniale come me. Allora, come sempre ragazzi, faccio esplodere tutto perché dobbiamo raccattare monetine. Le monetine ci permettono di sbloccare magari nuovi personaggi, altre cose, insomma. Da questa parte non c'è niente. Sì che c'è qualcosa. Non ho la più pallida idea di che cosa abbiamo distrutto. E qui c'è qualcosa. Puoi venire qui in modalità gioco libero per sbloccare degli extra nascosti, ok. Per imparare a usarlo. Stavolta me l'hanno detto subito. Allora, premiamo sto pulsante. Abbiamo disattivato i laser. Anzi, non li abbiamo disattivati, li abbiamo modificati. Vai, Red Star. Aspetta un attimo. Vai. Facciamo saltare anche questo computer. Mazza quanti colpi per distruggerlo. Non vedo. Ok, mi sono buttato un po' a caso.
Polizia. Senza alcun problema. Grande Red Star. Ok, picchiamo anche l'ultimo poliziotto. Dobbiamo sparare. Allora. No, non a quello. Sto sparando un po' a tutto, però non capisco a cosa dobbiamo sparare. Tieni premuto quadrato per mirare e sparare gli oggetti Lego. Ah. Ok, ci serve l'ex Luthor. Perfetto. E adesso ci serve lei. Abbiamo sbloccato il ponte. Altre guardie. Fortissima, fortissima. Le ha eliminate tutte in un colpo solo, eh. O quasi, insomma. Possiamo entrare qui dentro. Chi caspita c'è lì dietro? Altri due super cattivi. Non gridare, Grandi. Sei così chiassoso che sveglieresti anche i morti. Oh, fichissimo! I miei vecchi colleghi criminali. Che bello di avervi con noi, Chief, Grandi. Spero davvero che tu voglia farci uscire da qui, Luthor. Chi hai portato con te? Nuovo amico per Grandi? Non vorrei rovinare questo bel momento, ma non dovremmo andarcene. Giusta osservazione, tesoro. Ok, dobbiamo costruire qualcosa qua, però, eh. No, sono contento che abbiano deciso di dedicare un titolo Lego a i super cattivi. Ci sta. Ok. Lei ha tipo una coda da scimmia. Bravissima. È anche molto forte. Cosa caspita c'è? Siamo dentro una specie di ufficio. Il poliziotto si è spaventato. Stava dormendo, poverino. La scrivania bella resistente, eh? Qui c'è da attivare qualcosa. Abbiamo sbloccato la porta. Probabilmente ci permetterà. Perché ci sono degli occhi? Ah no, non ci sono degli occhi. C'era roba da sbloccare. Ok, dovevamo rompere tutto perché se no non potevamo costruire questa piattaforma. Vai Lex, vai dall'altra parte. Tieni premuto X nei panni di Luthor per superare implanate i buchi. Ottimo. Allora, qui c'è qualcosa da modificare. Dobbiamo collegare il tutto lì sopra. Dovrebbe funzionare così, eh. Ce l'abbiamo fatta. Ah, dovevamo collegare il tubo lì sulla sinistra. Un ascensore. Allora, prima di andarcene prendendo l'ascensore, volevo rompere ancora un paio di cose qua.
l'ex Luthor è fortissimo, è veramente forte. Ok, possiamo salire sull'ascensore. Ecco fatto, andiamo. Un momento, ma non dovevamo fuggire dalla prigione? Qui stiamo andando nella direzione opposta. In effetti stiamo andando giù. Anche Grandi sa questo. Un po' di pazienza, molto presto capirete. Ma c'è una base super segreta qua sotto? O fa sempre parte della prigione? La nostra fermata. E ora dove siamo? La camera di contenimento. Quello è il nostro obiettivo. Red Star è già là. Vediamo cosa deve fare. Che fa nuova amica di Grandi? Il fulmine, la recluta l'ha assorbito. Ma come diamine è possibile? Ha acquisito i superpoteri. Proprio come il progetto amico del professor. Stiamo acquisendo. Vediamo se queste nuove abilità possono tornarci utili. Che superpoteri ho acquisito? Nuova abilità. Raggio calorifico. Possiamo personalizzare questa abilità. Stile raggio. Ah, guardate. Questo mi piace di più. Possiamo scegliere anche il colore. Giallo intenso. Origine del raggio. Ah, posso scegliere anche... No, da entrambe le mani. Da entrambe le mani, dai. Va bene così. Ok, possiamo continuare la storia. Altre misure di sicurezza. Che cosa c'è là dentro, Luthor? Non mi piace restare all'oscuro di tutto. Smettila di lamentarti, Cheetah. Tra poco lo vedrai. Allora, rompiamo tutto e dobbiamo andare a smantellare. Questa macchinetta. Oi là, i poliziotti qua. Da dove saltavano fuori? Sono un po' debolucci, comunque. Se devo essere sincero, sono riuscito a eliminarli in 448 come niente. Ah, altri. Oh, oh, basta. Che male. Qui c'è qualcosa da costruire. Ci serve Grandi qua. Perfetto. Eliminati in 448. Lui è fortissimo, veramente fortissimo. Qui ci serve... Ah, ok, sempre modalità gioco libero. Quindi per il momento dobbiamo lasciar perdere. Grandi più bravo, Grandi più bravo. Andiamo su. Tira giù questa leva. Chissà cosa abbiamo sbloccato. Ok, il primo è andato. Ne resta ancora uno e poi è fatta. Ah, dobbiamo distruggere... Grandi vuole sapere cosa c'è dentro. Anche noi, Grandi, anche noi. Ok, torretta andata. Non arrivano dei poliziotti? Ah, eccoli qua. Che potenza. Ci servirebbe il Joker per andare da quella parte. Lex. Immaginavo. No, questo è tostissimo. Ok ragazzi, ci siamo. Voilà, risolto. Però sono gli enigmi che mi piacciono meno su questo titolo.
schiaccia il pulsante. Ci sarà un'altra leva da abbassare, molto probabilmente. Tirala giù. Ok, ottimo. Anche le ultime protezioni dovrebbero cadere. Ok, forse ora otterremo delle risposte. Secondo me lì dentro c'è un personaggio importante. Non voglio dirvi chi, però. È arrivato Superman nel frattempo. Un lupetto troppo cresciuto è scappato dal campo scout, eh? Invece un lavapiatti calvo è scappato via dalla cucina del penitenziario. Adesso io affetto le verdure. Meglio per te. Ora torna nella tua cella. Puoi anche scordartelo, Superman. Bye bye, Superman. Metallo. È troppo instabile per poter. Pensavo ci fosse il Joker lì dentro. Instabile per te, forse. Il nucleo di Kryptonite non ha effetto su di me. Libertà! Ok, stiamo scappando. Bene, adesso andiamocene da qui. Mm-hmm. Tu non te ne andrai da nessuna parte. E tu pensi davvero di potermi fermare? No, ma noi possiamo. È arrivata Wonder Woman. Eccoli, la Justice League. Stop, il verde è mio. Dov'è finito Batman? Si doveva occupare di un'emergenza. Qui è Harley Quinn, che documenta un altro spassosissimo crimine da manuale. Ed ecco il protagonista assoluto, lui, Joker. Cosa sta facendo Joker? Dov'è? Abbiamo appena sgraffignato dei bellissimi giocattolini forniti dalla Wayne Tech. Io e il capo andiamo davvero pazzi per le rapine. Ci piace derubare chiunque sia troppo onesto per darsi al crimine. No, Harley Quinn è sempre la solita. Non c'è! Dai, pasticcino, fa una battuta per i nostri spettatori. Non adesso, zuccherino, ho da fare. Ecco, ti riprendi. Bello, qualunque cosa sia. Ecco Batman. Polpettina, saliamo sull'elicottero? Tranquilla, non riuscirà mai a prenderci dall'assù. Sta arrivando. Due in un colpo. Niente. Immaginavo che intervenissero per aiutare il Joker. Ok ragazzi, chi è che dovremmo usare? Oh pasticcino, il giocattolo è decisamente troppo in alto. Come faremo ad arrivarci? Ah, ce la facciamo, ce la facciamo, Harley. Andiamo su tenendo la testa giù e saliamo in alto mantenendo un basso profilo. Stai dicendo allora che dovremmo cercare delle scale o qualcosa del genere? Che cosa caspita sta succedendo? Sì. Ok, andiamo, zuccherino. Ok, li abbiamo fatti volare via. Mi fate solo passare, grazie. Ah, ok, se mi avvicino a loro, loro si uniscono. Si uniscono al nostro gruppo. Vero cattivo. Perché ci servono, infatti ci servono un tot di persone per sbloccare nuove parti del livello. Bye bye Batmobile. Allora, ho praticamente distrutto tutto. Io do sempre un'occhiata in giro. Abbiamo già riempito la barra comunque, quindi possiamo procedere. Dai ragazzi, tutti lì. Tutto questo trambusto per me? Sono commosso. Cosa caspita sta succedendo? Quella cassa cade giù, cade giù. Usiamo Harley Quinn. E poi ci serve Joker. Perfetto. Allora andiamo da questa parte.
Dobbiamo. Ah, ok, è spray esplosivo. Bello, sono caduto giù come niente. E qui mi sa che ci serve lei. Guarda che crolla tutto. Guarda qui, il lavoro perfetto per Harley Quinn. Vai. Bravissima. Guarda, alcuni nostri vecchi amici affrontano la Justice League. Forza, ragazzi! Faccio il tifo per voi! Dai, non andiamo a dargli una mano. Questa serata magica non esiste. Lasciamo che se la sbrighino da soli. Perfetto. E sconfitti. Ah no, questo qua no. Adesso sì. Manca solo lei. Sconfitta. Allora, datemi una mano a tirare giù la porta. È un cannone. Non capisco solo. Allora, io lo attivo. Che succede? Ok, zuccherino, sei pronta? Pronta, tesoro. Sono bellissime le animazioni. Ah, abbiamo sbloccato un passaggio. Siamo praticamente arrivati in cima. Nel frattempo qui due clown non stanno lottando. Privacy da queste parti? C'è un meccanismo lì dentro, o sbaglio? Beh, il meccanismo dell'orologio. Questo gira all'infinito. Allora, facciamo che provare a ruotarlo per un po'. Ah, bastava farlo ruotare un pochettino. Siamo arrivati quasi in cima, eh. Lasciate fare. Secondo me c'è Batman che ci aspetta. Fate sul serio? Vi siete bevuti il cervello? Qui c'è un poliziotto. Sconfitto, ce ne sono altri. Ciao ragazzi. Hanno anche un mirino laser, eh. E tocca di nuovo a Harley Quinn. Vai. Direi che oramai l'orologio è andato, perché l'abbiamo praticamente martellato in continuazione, l'abbiamo distrutto. Oh, adesso tocca di nuovo a Joker. Che bel cartello. Una bomba. C'è una bomba. Vai su, vai su, vai su, vai su. Dai, ci siamo, Harley, andiamo. Era ora. Cosa stiamo costruendo? Di più un manicomio. Una rampa di lancio, no. Una dentiera gigante. A posto. Dai, andiamo. Ah, una catapulta, anzi. Una catapulta, ma dimmi te. Abbiamo costruito una catapulta. Per fortuna sono impegnati con quei buffoni. Non hanno tempo per fermarci, è vero, tesorino? (Ride)
Facciamo anche un po' di foto per il profilo Instagram. Li vedo un po' in difficoltà. Sembro il fratello di Harley Quinn, se devo essere sincero. State fermi dove siete! Malvagi, malviventi, malintenzionati! Eh? E tu chi sei? Io sono Ultraman. E loro i miei amici. Il sindacato della giustizia. Owlman, Superwoman, Grit, sono una Johnny copia Quinn, della Justice League. Powering e Re del Mare. Re del Mare. Quei tizi hanno un'aria anche troppo familiare. Noi vogliamo aiutarvi. Sì, però sta cosa non mi torna. Ok, abbiamo completato il primo livello della modalità storia. Si chiama Il Ragazzo Nuovo. Direi, ragazzi, che possiamo terminare questo episodio di LEGO Super DC Villain qua. Come sempre, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Adesso vi chiedo di attendere ancora qualche giorno, poi partirà ufficialmente la serie. Terminiamo qua questa piccola anteprima di questo fantastico titolo LEGO e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su LEGO Super DC Villain. Alla prossima, ragazzi!